Se anche voi d'estate patite il caldo e volete sapere come affrontare la stagione estiva con eleganza e comfort anche sul lavoro, questo è il video per voi. Oggi infatti parleremo di come rimanere fresche, comode, ma anche un pochino eleganti nelle nostre lunghe giornate lavorative in estate. Il primo consiglio è quello, naturalmente, che non vale soltanto sul lavoro, di scegliere sempre tessuti leggeri e traspiranti. Optate per abiti realizzati in cotone, in mistolino. Il lino totale può essere molto bello per alcuni capi, ma purtroppo tende a stropicciarsi magari se trascorriamo molte ore alla scrivania, quindi meglio scegliere un filato misto, oppure anche tessuti tecnici molto innovativi che favoriscono la traspirazione e mantengono il nostro corpo sempre fresco e leggero. Insomma, le alternative sono davvero tante, a volte conviene anche uscire un po' dal seminato perché ci sono tanti filati anche abbastanza tecnici e innovativi che garantiscono assolutamente freschezza e traspirazione che magari non conosciamo ancora. Io per esempio su Uniqlo ho trovato dei bellissimi pantaloni in mistolino che non solo cadono meglio secondo me del lino puro e danno anche quel pizzico di struttura e formalità in più adatta proprio agli ambienti lavorativi, ma al tempo stesso mantengono assolutamente la loro freschezza. Un secondo consiglio è quello di privilegiare i colori chiari. Naturalmente non fate caso a me, io sono vestita perché sto per uscire e qui al momento è tardo pomeriggio e non è assolutamente il mio un abbigliamento adatto al lavoro. Però d'estate sicuramente è meglio privilegiare la gamma dei neutri chiari, magari arricchendola con qualche tocco colorato. Però avere dei buoni basic in colori come la gamma dei bianchi, degli avorio, dei beige, dei grigi che quest'anno vanno veramente di gran moda, ma anche colori come il cammello oppure il verde oliva, il verde khaki sono molto molto belli e assolutamente adatti anche ad ambienti lavorativi più formali. Naturalmente non deve necessariamente trattarsi soltanto di colori neutri, soprattutto se magari rientriamo dalle vacanze belle abbronzate e vogliamo goderci questo particolare momento dell'anno. Perciò vanno benissimo anche per esempio tonalità pastello, comunque un pochino sfumate, ma anche tonalità più luminose, magari spezzate appunto con qualcosa di beige, di grigio, di panna avorio che sta bene letteralmente con qualsiasi colore e rende subito un pochino più formale, un pochino più tranquillo. Anche il look più vivace. Possiamo anche utilizzare i colori negli accessori abbinandoli magari a un bel completo pantalone, un completo con la gonna o anche un semplice abitino adatto al lavoro in un colore chiaro e neutro. Un altro consiglio consiste nell'indossare abiti comodi ma anche un pochino formali, perciò pantaloni leggeri e gonne midi o addirittura un pochino più lunghe fino a metà polpaccio sono l'ideale per l'ufficio. È importante secondo me non scoprirsi troppo solo perché sentiamo il caldo e solo perché è piena estate, perché dobbiamo comunque ricordare che sul lavoro sia per gli uomini che per le donne naturalmente non si usa mostrare troppa pelle scoperta, perciò un bell'abito midi o anche solo al ginocchio, appena sopra il ginocchio, estivo ma un pochino formale ed elegante, non troppo scollato, va benissimo per qualsiasi ambiente lavorativo. Lo stesso vale per camicie, bluse a maniche corte, anche senza maniche se di nuovo non sono troppo scollate e non mostrano troppa pelle. In questo caso va bene anche la seta perché pur non essendo ultra traspirante in piena estate lascia però scoperte le braccia, quindi non si pone il problema, e soprattutto la seta è un tessuto che ci mantiene al fresco proprio quando le temperature salgono. Anche le maniche a tre quarti possono essere sia professionali che confortevoli perché ci lasciano proprio le mani libere per lavorare per esempio alla tastiera del computer, al tempo stesso svelano un pezzettino di braccio, quindi svecchiano, ringiovaniscono tutto il look, però al tempo stesso ecco coprono a sufficienza anche per gli ambienti lavorativi più formali e seriosi. Un altro consiglio è quello di utilizzare e scegliere accessori appropriati al posto di lavoro. Naturalmente qui dipende moltissimo dall'ambiente lavorativo, se è più casual e informale, se addirittura si tratta di un ambiente super creativo oppure se si tratta di un ambiente più formale come per esempio l'ufficio di una grande azienda oppure anche una banca.
In ogni caso, per quanto riguarda il trasferimento casa-lavoro, via libera ad accessori come cappelli e occhiali da sole che possono essere utili per proteggerci dal sole durante gli spostamenti e quindi non ci fanno arrivare completamente arrossate e accaldate. In ufficio poi conviene mantenere comunque una certa semplicità negli accessori e anche negli ambienti più creativi è meglio magari scegliere quel singolo accessorio un pochino più sopra le righe, mantenendo tutto il resto super minimal. E naturalmente più l'ambiente formale, più anche gli accessori dovrebbero essere un pochino minimalisti, sobri anche nel design per un look professionale e al tempo stesso anche chic ed elegante, perché ricordiamo che la semplicità eleva immediatamente visivamente il look e quindi indurrà la controparte, le persone con cui ci confrontiamo sul lavoro, anche a provare istintivamente più rispetto per il nostro ruolo. Non sarebbe giusto valutare queste cose in base al modo di vestirci, però vi assicuro, in base alle esperienze che ho fatto io, che il look conta e come, e se è serio, sobrio, professionale ma anche elegante, è tutta un'altra cosa. Un altro consiglio è quello di scegliere calzature adeguate. Le scarpe aperte come i sandali possono essere senz'altro una scelta adeguata se l'ambiente lavorativo è poco formale o mediamente formale, si tratta di un sandalo comunque adatto, minimalista, che non lasci troppo scoperto il piede o che al contrario non sia veramente una di quelle ciabatte che utilizzeremo per andare in spiaggia ovviamente. Bisogna però ricordare che ci sono ambienti molto formali dove le scarpe aperte sono bandite. Io per esempio ho lavorato per diversi anni come gestore patrimoniale in una banca di gestione patrimoniale, quindi un ambiente abbastanza elegante e su dove c'era un codice estremamente formale per quanto riguardava l'abbigliamento di noi gestori patrimoniali, non solo per le donne, io tra l'altro ero l'unica donna, ma anche per gli uomini, quindi gli uomini dovevano essere sempre presenti in giacca e cravatta anche con 40 gradi e per le donne erano assolutamente bandite soprattutto anche le scarpe aperte. Per cui andavo di décolleté, al massimo qualche slingback che all'epoca non era ancora così diffusa, per tutta l'estate. Però valutate appunto qual è il grado di formalità richiesto dal vostro ambiente di lavoro prima di scegliere le scarpe. Un'altra scelta valida può essere quella di un mocassino leggero, mi raccomando leggero, perché quelli neri con la suola pesantona che andavano di moda fino all'inverno scorso non sono tanto adatti all'estate, soprattutto stridono poi con tutto il resto. Ma è sempre importante anche in questo caso rispettare il dress code aziendale. Se sentite che nel vostro ambiente è meglio se indossate un bel paio di tacchi, ma non ve la sentite col caldo di camminare a piedi a lungo per recarvi al lavoro, potete anche fare come fanno tutt'oggi le americane e quindi magari avere un paio di scarpe più comode per arrivare in ufficio e poi tenere un paio di classiche décolleté sotto la scrivania. Da evitare naturalmente completamente quando si parla di ambienti lavorativi sono le infradito o le calzature davvero troppo casual, troppo sportivone, che non si adattano quasi a nessun ambiente. Un altro consiglio è quello di stratificare ma con leggerezza. Portare con sé un bel blazer leggero, anche un cardigan se preferite qualcosa di super comodo, per affrontare per esempio l'aria condizionata che trovate in molti uffici e anche in molti negozi, vi permette di non rinunciare allo stile mantenendo comunque una certa eleganza nel vestire e poi potete sfilarlo naturalmente quando uscite all'aperto. In ogni caso scegliete capi facilmente abbinabili e soprattutto colori neutri, così non dovete investire in tanti capi spalla per i vostri look stratificati, ma quelli che acquistate possono essere di buona qualità e poi si abbinano davvero a tutto. E un ultimo consiglio naturalmente non riguarda tanto i capi d'abbigliamento né gli accessori, ma consiste nel curare i dettagli. In estate quanto mai è forse difficile mantenere un aspetto ordinato e curato quando le temperature salgono, ma è quanto mai importante perché siamo meno vestite, meno protette da strati su strati di abbigliamento e quindi certi passi falsi purtroppo si notano anche di più. Perciò anche in estate assicuratevi sempre che i vostri vestiti siano ben stirati, privi di macchie. Come già dicevo, il lino è un tessuto stupendo, ma magari nella sua forma più pura io la relegherei piuttosto al tempo libero, perché sul lavoro, soprattutto se state sedute per tantissime ore, rischia veramente di darvi un aspetto poco curato. E in ogni caso un look pulito e professionale, anche per quanto riguarda magari un make up minimalista ma comunque presente, oppure i capelli a posto, è sempre assolutamente apprezzato. Ecco, questi sono solo 7 consigli per vestirvi al meglio, qualsiasi sia l'ambiente professionale in cui lavorate.
e in qualsiasi condizione climatica. Qui da noi non c'è ancora stata veramente un'estate caldissima, per cui non abbiamo avuto grandi problemi da questo punto di vista, anzi molti giorni serviva anche il blazer e la giacca, e era ancora assolutamente possibile mettersi dei pantaloni lunghi anche un pochino più spessi, però mi sa tanto che adesso arriva l'afa anche qui e quindi mi adeguerò senz'altro. Se questo video vi è piaciuto, naturalmente iscrivetevi al canale, accendete anche la campanella, seguitemi anche su Instagram se vi va, perché lì pubblico tantissime idee outfit o altre dritte, idee, spunti per la moda dell'estate, quindi magari non sono contenuti che trovate anche qui e vi fa piacere seguirmi anche lì se siete su Instagram. Se il video vi è piaciuto, inoltre iscrivetevi al canale, vi aspetto prestissimo per un altro video. Ciao!